Είναι δίκαιο να είμαι παρικομπλιμέντι, που λέω έστω να ζιόμαστε, άμα να στάμε che quella farsa che è stata fatta il 16 di gennaio di uno sconto che non è uno sconto perché è un errore dirigenziale non ci sta bene, mortifica l'intelligenza di questo popolo. Abbiamo appreso questa settimana che verrà aperta un'altra discarica a Giugliano. Giugliano non vuole più discarica, abbiamo pagato già troppo, l'abbiamo pagato in vite umane. Dottore, stiamo scherzando con il fuoco perché state innestando un meccanismo di rivolta. La gente non ne può più. Prendete provvedimenti seri e vogliamo delle risposte serie, non ci prendete più in giro. Non vogliamo essere presi più in giro. La gente è stanca, siamo all'esasperazione. Ho recepito le vostre istanze. Ma dovete darci anche delle risposte, non dovete solo recepire, dovete darci anche delle risposte ufficiali. Però non vi dovete dimenticare. Dottore, non si può, non lo stiamo minacciando, stiamo parlando. Se vuole andare via, se ne può andare, non glielo deve dire. Noi siamo cittadini. Allora, lei non può scappare davanti, lei ricopre un ruolo al comune di Giugliano, lei sostituisce quelli che ci hanno portato a questo disastro, lei ci deve, è dovuta darci delle risposte. Io vi garantisco il massimo dell'impegno da parte di... L'impegno su cosa? Allora lei ci deve dire oggi un documento ufficiale della commissione straordinaria che invita la regione e il commissario straordinario a non parlare più di rifiuti di discarica a Giugliano, non ne possiamo più. Dovete sedere ai tavoli e dovete dire no. Dovete dire no con forza perché è stato nel diritto di farlo. Di questo popolo, lo dovete fare ufficialmente. Qualcuno di voi già sa la mia posizione. La posizione non deve essere singola. Noi aspettiamo che ci sia una comunicazione ufficiale, non ce ne andiamo. Il malato. Dottore Colucci, noi oggi di qua non ce ne andiamo, se non ci sarà una vostra comunicazione ufficiale. Si sia chiaro, dottore Colucci, da qui non andremo via se oggi non ci sarà una risposta ufficiale da parte della commissione straordinaria. Quindi aspetteremo anche tutto il giorno se necessario. Aspettiamo una risposta ufficiale. Non scappate dalle vostre responsabilità. Vi aspettiamo qua. Vogliamo un documento e una risposta ufficiale. I disabili non devono essere offesi. Abbiamo diritto ai nostri diritti. Hai capito? La legge 104 va applicata. Si ricordi che è una legge governativa. Hai capito?